Ok, partiamo. Buongiorno a tutti. Partiamo dal laboratorio della scorsa volta, visto che abbiamo introdotto un sacco di cose nuove sulla programmazione funzionale, che probabilmente nessuno di voi conosceva prima. Quindi avete provato a fare questi esercizi? Avete trovato difficoltà? Avete domande? Pensavo quantomeno di provare a farne due insieme, così ho messo anche le soluzioni, ma almeno le possiamo capire insieme, diciamo così. Se non ci sono domande esplicite, sì, dimmi pure. Ok, volevo farlo. Sì. Ricevere un parametro tramite la send. Ok. Da quello che ho, è abbastanza chiaro la costruzione del generatore, mi è abbastanza chiaro come faccia la read, che fa per la read una funzione, ma semplicemente compila Esatto. l'esecuzione del generatore, anziché toglierla dalle tracce. Non ho capito, di cui si vuole fare in modo che possa ricevere un parametro, il significato diciamo dell'attribuire la lead a una variabile Ok. all'interno del generatore, con mai varia di linea variabile che si parla, i valori che si Ok, passano nel senso. va bene, il vostro compagno, ripeto per chi è online, ha dei dubbi su come si possano passare dei parametri a un generatore, anche un po' sulla sintassi, lo vedremo nell'esercizio 4 che pensavo proprio di fare insieme. Prima di questo partirei dal 2, per fare un esempio anche sulla list comprehension. Ok, cosa chiedeva al 2? Era abbastanza contorto il testo, ma è più facile da farsi che da dirsi. Il programma voleva far sì che si possano trovare i numeri da 1 a 100 che sono divisibili per una cifra tra 2 e 9, una qualunque cifra tra 2 e 9. Quindi tutti i numeri che rispettano questo vincolo. L'esempio chiariva meglio cosa si voleva in output. Il numero 3, ad esempio, soddisfa la condizione perché è divisibile per 3, quindi per un numero tra 2 e 9. L'11 invece no, non soddisfa la condizione perché è divisibile solo per se stesso, oltre che per 1. Quindi non è divisibile da nessun numero tra 2 e 9. Ok? Quindi il programma chiedeva di provare prima il testo chiedeva di provare prima con la versione imperativa. E poi di risolvere lo stesso problema con la list comprehension, quindi in un modo più funzionale, diciamo così. Allora, andiamo un attimo su REPL, se riesco ad aprirlo. Ok, eccoci qua. E proviamo prima appunto con la versione imperativa. Come al solito, mi aspetto di definire una lista di numeri inizialmente vuota, che poi mano a mano andrò a riempire con i numeri che rispettano la consegna, diciamo così. Siamo nel mondo imperativo, quindi dobbiamo comunicare tutti gli step al computer, diciamo così, per risolvere il nostro problema. Quindi, come prima cosa, direi cicliamo su tutti i numeri tra 1 e 100, giusto? E quindi for n in range 1, direi che dobbiamo arrivare a 100, quindi 101, giusto? Forse nelle soluzioni c'è un errore, vedo adesso. Ho sbagliato, ho messo 100 al posto di 101. Comunque, lo correggerò. Quindi da 1 inclusivo a 101 esclusivo, quindi da 1 a 100. Ok, adesso ad ogni giro del ciclo abbiamo un numero e dobbiamo semplicemente capire se rispetta la nostra condizione, quindi lo possiamo aggiungere alla nostra lista di numeri oppure no, e quindi non ne facciamo niente, lo scartiamo. Abbiamo detto, deve essere divisibile per almeno un numero tra 2 e 9. Come faccio, a capire? Beh, potrei fare un ciclo sui numeri che vanno da 2 a 9 e provare a dividere
il numero n per il divisore. Quindi, ad esempio, for x in range 2, 10, per arrivare fino a 9, cosa faccio? Come posso capire se n è divisibile per x? Con l'operatore modulo, quindi prendo il resto della divisione. Se il resto della divisione è 0, vuol dire che il numero è divisibile. Benissimo. If n per cento x uguale a 0, allora vuol dire che il mio numero rispetta la condizione. Numbers.append x. Print numbers. Sì, n, scusa. Hai ragione, grazie. Ovviamente appendiamo il numero, non il divisore. Ok. Qual è il problema qui? Mi ricordo che qualcuno l'aveva già identificato la volta scorsa, ma vediamo se anche qualcun altro vede qual è il problema qui. Prendiamo il numero 4, ad esempio, ok? Iniziamo il nostro ciclo sui divisori, partiamo col 2, 4 divisibile per 2? Sì, allora lo aggiungo. Ma poi questi divisori vanno avanti e arriveremo anche allo stesso 4. 4 divisibile per 4? Sì, e lo aggiungiamo un'altra volta. Infatti se noi lanciamo questo programma, vediamo che ad esempio il 4 c'è due volte. Il 60 c'è 5 volte, eccetera. Quindi stiamo prendendo più volte il numero quando basterebbe prenderlo una sola. Qual è il modo più veloce per raggiungere il nostro obiettivo? Ce ne sono vari, ma... Ok, qualcuno là in fondo alza la mano. Mettere un while, dici? Al posto del... Ok, mi è abbastanza chiaro, ma secondo me c'è un metodo molto più veloce. Utilizzare break. Ok, un compagno online dice utilizzare il break, quindi appena troviamo un numero che ci va bene, break. Cioè usciamo con questo break da questo ciclo qui, non andiamo più avanti e quindi lo aggiungiamo una sola volta e passiamo all'n successivo. Questa è un'opportunità, ce n'è ancora un'altra. Ok, la vostra compagna dice controllare se è già presente nella lista, quindi una sorta di if aggiuntiva qua, if non c'è ancora, lo aggiungo. Ok, anche questa va bene. L'ultima che mi veniva in mente, forse a te viene in mente perché l'hai usata l'altra volta, è usare un set. Il set non può avere numeri duplicati e quindi al posto di creare una lista vuota all'inizio, creo un set vuoto, aggiungo nel set e quindi tutte le volte che aggiungerò un numero che già c'è, semplicemente non verrà aggiunto e alla fine di tutto, se voglio ritornare a una lista, uso la funzione list per riconvertire il tutto. Cosa ho sbagliato? Ah, ok. Il set non ha l'append, che è proprio delle liste, il set ha la add, cambia solo il nome del metodo. Non va ancora bene, questa è una tupla, giusto, set, creiamolo così in modo esplicito, perché con le parentesi tonde senza niente dentro crea una tupla. Ok, no, c'è ancora qualcosa che non va, perché come vedete... Il 4 viene preso ancora due volte.
non chiedetemi perché. Ah no, ok, ora si è allineato, non so perché era rimasto l'output vecchio. Ok, vedete che i numeri appaiono tutti una sola volta. Comunque tutti gli approcci vanno bene, incluso forse quello del while, che mi pare di aver anche capito, ma gli ultimi tre che abbiamo detto sono forse più veloci da implementare. Ok, questa era la versione imperativa. Proviamo a fare la versione più funzionale, quindi con list comprehension. Dovremmo riuscire a risolvere tutto in una sola riga. Allora, noi vogliamo prendere un numero n, ok? Per tutti i numeri, quindi c'è il for n in range, tra 1 e 101, ok? Poi se vogliamo esattamente replicare la versione imperativa, abbiamo visto l'altra volta che nella list comprehension possiamo avere anche dei for annidati, no? E quindi possiamo avere il secondo for di fila all'altro, for x in range 2, 10. In questo punto qui è come se noi fossimo qua dentro, a riga 5, e quindi possiamo mettere la condizione per cui prendere n. Prendiamo n solo se n per cento x è uguale a 0. Manca la if. Ok? Ovviamente qui abbiamo il solito problema di prima, eh? Perché avendolo tradotto così pari pari, di nuovo i numeri verranno presi più volte. Ho sbagliato a scrivere numbers. Ok, come prima. Allora, di nuovo qui possiamo semplicemente usare i metodi di prima, forse qui il break, non so se riusciamo a usarlo dentro la list comprehension, direi di no. Quindi qui la soluzione più immediata è trasformare questa lista in un set. Se la trasformo in questo modo, è come se prendessi la lista e la andassi a mettere dentro un set. Quindi in automatico tutti i valori duplicati collassano in un unico valore. Ecco qui. Se poi rivogliamo una lista, beh, possiamo a cascata riapplicare la funzione list. Ok? Quindi abbiamo una lista che viene trasformata in un set e di nuovo in una lista. Perfettamente lecito. C'è anche una versione un po' più cervellotica che vi ho lasciato nelle soluzioni, che permette di risolvere tutto senza usare un set, usando solo la list comprehension. Allora, cosa possiamo fare? Noi prendiamo un numero, ok? Ad esempio il primo numero sarà, o prendiamone uno un po' più avanti, il 4. Ok, proviamo a dividerlo di nuovo per tutti i valori tra 2 e 9 e potremmo pensare di costruirci un'altra lista tramite un'altra list comprehension che contenga vero in una determinata posizione se quel numero 4 era divisibile per il divisore, ok? Falso altrimenti, quindi una lista di vero falso. Noi sappiamo che possiamo prendere il 4 se c'è almeno un vero in quella lista. Se invece sono tutti falsi, non lo prendiamo. Quindi è come se dividessimo il problema in due liste. Una sottolista in cui metto vero o falso a seconda se è divisibile o no rispetto al divisore. Ok, faccio quello e poi uso quella lista per controllare se prendere o no il 4.
provo a farvelo vedere. Il ciclo for esterno rimane quello, quindi prendo n per ogni n tra 1 e 100. Poi attenzione qui, metto subito la condizione if, vabbè non riesco a farlo tutto in una riga, ma si capisce. Voglio dire, se c'è almeno un vero nella lista che sto per costruire, quindi if true in un'altra comprehension. Qui mi costruisco quella lista di cui parlavo prima. Quindi metto true if, scusate, true for x in range 2, 10, if n per 100 x uguale uguale a 0. Allora, ci sono alcune cose che accadono in automatico, tipo, cosa sto dicendo qui? Metti true per ogni x tra 2 e 9, se n, il numero del ciclo for esterno, per 100 x è uguale uguale a 0, quindi è divisibile. In automatico lui metterà vero, se questa cosa accade, falso altrimenti, lo fa in automatico. Quindi ad esempio per il numero 4 avremo questo ciclo qui tra 2 e 9 in cui per il primo x metterò vero, per il secondo x metterò falso, per il terzo x che è 2, 3, 4 metterò vero. Cosa? Dovrebbe mettere... Sì, forse non mette nulla, vediamo un po'. Possiamo provarlo, non mi ricordo. Commentiamo un attimo questo. Sì, non dovrebbe mettere nulla, hai ragione. Proviamo n per 104. E poi lo stampiamo. Sì, dovrebbe mettere l'assenza di valore, in effetti. Sì. Sbagliato, invertito, qui è x e qui è 4. È vero, non mette nulla, neanche l'assenza di valore. Ok, quindi costruisce questa lista che ha dimensione variabile, ma il concetto non cambia. Se c'è almeno un vero, vuol dire che ha rispettato almeno una volta la condizione. E quindi usiamo quella lista come dopo la clausola in. Vedete che adesso all'esterno abbiamo un unico ciclo, quindi il numero o lo prendiamo o non lo prendiamo. E in questo modo vedete che risolviamo l'esercizio senza dover tradurre in un set. Comunque l'approccio di prima era valido, andava bene anche quello. Ok. Passerei adesso all'esercizio 4, che invece era sui generatori. Eccolo qua. Si voleva creare un generatore che è capace di produrre una running average, cioè di una sequenza, e quindi questo, si capisce meglio dall'esempio, questo generatore prende uno per uno questi numeri di questa sequenza e mano a mano ci ritorna la media dei valori considerati fino a quel punto. Quindi quando gli passiamo il primo set, quando il generatore considera il primo 7, la media sarà 7, perché c'è solo lui. Al giro dopo la media restituita sarà la media tra 7 e 13. E poi così via, la media tra 7, 13 e 17, fino ad arrivare alla fine della sequenza. Ok? Quindi, andiamo qui.
I generatori cosa sono? L'abbiamo visto la volta scorsa, sono delle speciali funzioni che permettono tramite una parolina chiave yield al posto di return di bloccare l'esecuzione di quella funzione in quel determinato punto e di riprendere da lì al prossimo giro. È utile per tutte quelle volte in cui non vogliamo avere tutto subito, ma vogliamo avere un dato per volta. Detto questo, i generatori si possono anche definire tramite comprehension, come per le liste, mentre se li definiamo tramite una funzione normale riusciamo a fare cose più complicate. Quindi sicuramente qui avremo una funzione, il nostro generatore, che possiamo chiamare running average. Ok? Qui l'idea è avere una lista di numeri esterna al generatore e mandargli a questo generatore a uno i dati su cui calcolare questa media che va avanti. Quindi lui non riceve niente come parametri, ma si aspetta un dato per volta e lui su questi dati che arrivano mano a mano calcolerà la media progressiva, diciamo così. Allora, dobbiamo innanzitutto definire alcune variabili di base che poi useremo per calcolare questa media, no? Quindi, per calcolare la media ci servirà il totale a cui siamo arrivati e il numero di elementi a cui siamo arrivati per fare la divisione. Quindi avremo sicuramente una variabile totale che partirà presumibilmente da 0, 0.0 perché stiamo parlando di medie, possiamo avere anche la virgola poi. E poi una variabile che ci dirà a quanti elementi siamo arrivati, no? Lui non conosce dentro di sé già la lista di tutti i numeri a priori e quindi dovrà tenere traccia di quanti elementi avrà già visto. Anche questo parte da zero. E poi potremo pensare di avere una variabile per la media stessa, che sarà il totale diviso counter. All'inizio la media non esiste, possiamo definirla come 0 o possiamo definirla come none, non c'è ancora un valore per questa media. Allora, qui qual è l'idea? Potremmo avere un generatore che costantemente resta in ascolto in attesa di nuovi dati. Tutta la volta che riceve un dato, lo aggiunge a quello che aveva prima, ne fa la media e lo ritorna, e poi si rimette in ascolto. Quindi avremo sicuramente un ciclo, possiamo definirlo infinito, che mi indica questo rimanere in ascolto, fare tanti giri, rimanendo in attesa di nuovi dati. Poi da qualche parte qui dentro al ciclo avremo anche il ritorno del risultato. Ad ogni giro ritorno la nuova media. Siamo in un generatore, non ci sarà una return, ma bensì una yield, che sbaglio sempre a scrivere. Di cosa? Cosa ritorniamo? La media, direi. Oh, e la media, come calcolata? Beh, direi total diviso counter. Quindi avremo total diviso counter, lo ritorniamo e poi ovviamente da qualche parte ci sarà anche l'incremento del counter. Però non basta perché non sappiamo i valori su cui calcolare questa media. Abbiamo detto che questi valori ci arrivano dall'esterno. Come facciamo a passare dati a un generatore? Beh, dall'esterno avremo una send. Tutte le volte che vogliamo mandare un dato al generatore,
usiamo il generatore punto send, tra parentesi, gli passiamo il dato su cui vogliamo operare. Come facciamo a riceverlo, però? Che era un po' la domanda del vostro compagno prima. Semplicemente, prima della yield, possiamo avere una variabile, cioè possiamo assegnare questa funzione a una variabile tipo term, cioè il nuovo termine su cui vogliamo far progredire la nostra media, lo salviamo in questa variabile qui. Allora, cosa succede? Togliamo un attimo queste operazioni, mettiamole dopo. Supponiamo sia l'inizio del generatore, no? La prima volta che lo richiamiamo. Definiamo queste variabili, ok? Lo facciamo la prima volta e basta. Poi entriamo in questo ciclo, ok? Facciamo una sorta di return speciale con average, che sarà null la prima volta, quindi dall'esterno il primo valore che riceveremo sarà null, e rimaniamo lì in attesa, fermi lì, ok? Qual è il beneficio di aver usato questa sintassi? È che noi siamo fermi qui, e come facciamo ad andare avanti? Quando è che andrà avanti questo generatore? In due casi. O quando dall'esterno qualcuno chiama il metodo next. Next significa, ok, sbloccati da qui e fai il prossimo giro. Ti sblocchi, però io non ti ho detto niente, quindi vai avanti così come sei. L'altra opportunità è la send, che mi sblocca, quindi esattamente come la next mi fa fare un altro giro, ma in più mi mette in automatico il valore che ti ho passato qua dentro. Quindi, a differenza della next, la send fa sì che questa term, questa variabile, venga inizializzata col valore passato. Quindi, al secondo giro, quando qualcuno da fuori mi darà il primo valore, la prima send, io andrò avanti avendo in term, supponiamo, il numero 7 come prima. Ok, allora cosa posso fare? Beh, posso dire che il totale va incrementato col valore che ho ricevuto. Term. Giusto? Il counter pure, che siamo al giro dopo. Ok? Adesso sì che faccio il calcolo della nuova media, ritorno su e faccio la yield di average, bloccandomi di nuovo. Al giro seguente tutto si ripeterà. Quindi, se siamo al secondo giro, quando l'utente mi passa il primo numero, diciamo così, il numero 7, io ero fermo qui, questa diventa 7, total e counter sono ancora 0, perché è il primo giro vero che facciamo, quindi scendo qua, faccio total 0 uguale 0 più 7, va bene, il counter da 0 passa a 1, l'average 7 diviso 1, 7, ritorno 7 e mi blocco lì. Al giro seguente un'altra send, 13, ok, term 13, va bene, totale uguale 7 più 13, giusto? Counter passerà 2, l'average è 7 più 13 diviso 2, e te lo ritorno, e via dicendo. Chiamato sì. Esatto, sì. Sì. Potremmo controllare, ad esempio, if term, direi. Perché se nessuno ci passa niente, vabbè, term potrebbe rimanere sporco però dal giro primo, perché altrimenti se qualcuno chiama next, questo term sarà none, e quindi if not none, scusate. Giusto? Mi sto perdendo qualcosa?
Quindi se term non ha un valore è falsi, if not falsi, true. E quindi, no, è così, scusate. Allora, se term ha un valore, sì, ma puoi anche evitare di scrivere is not none, nel senso che se term ha un valore è truthy, è valutato come truthy. Però se passassimo al zero, Sì, è vero, è vero, quindi hai ragione, perché zero è valutato anche come falsi. Quindi facciamo il calcolo solo se, se riceviamo il valore, ovviamente, sì. Ok, quindi dall'esterno che cosa faccio? Mi creo innanzitutto il generatore. Ok, quindi richiamando la funzione. Poi attenzione, non possiamo subito fare una send indiscriminata, dobbiamo sempre avere una prima next, perché dobbiamo inizializzare, diciamo così, il generatore. In questo modo next RA fa sì che noi riusciamo a inizializzare queste variabili, perché è la prima volta che eseguiamo il generatore e quindi partiremo da qui in sostanza. E poi entriamo nel ciclo e ci fermiamo qui. Quindi le send andranno ad agire all'interno del ciclo, ovviamente, mentre la next permette di inizializzare le variabili. E detto questo, possiamo utilizzare questo generatore per sequenze di numeri arbitrarie, tipo for, non lo so, value in una lista di numeri 7, 13, 4, 4, 0, questo punto, 6, due punti. Quindi per ogni valore noi mano a mano glielo passiamo al generatore e stampiamo la media progressiva. Come facciamo? RA.send del nostro valore value. Vediamo se funziona. Sì, direi di sì. Vabbè, non ha cancellato. Okay. Vedete? Parte, ovviamente la prima media è 7 perché riceve il primo valore e poi mano a mano calcola la media progressiva. Domande? Questo era forse un po' più difficile insieme a quello che all'esercizio dopo, però ho messo le soluzioni e più o meno i meccanismi sono gli stessi. Esatto, sì, mi sblocca come la next, quindi fa avanzare il generatore, ma in più mi dà questo dato che io posso recuperare e usarlo nel giro seguente. Esatto, sì, perché non prosegue, cioè nel senso non passi nessun dato nuovo e quindi sì. Esatto, non fa la if e ti ritorna lo stesso. L'average non cambia e quindi me la ritorna uguale. Ok, poi se avete domande più specifiche quando... Scusi. Sì, dimmi. Sapete come funziona la yield? Sì, allora, la yield è una return un po' particolare, ok? Perché quando incontriamo una yield, noi ritorniamo al chiamante, e quindi in questo caso al programma esterno,
qui nella send, un valore. Che cosa ritorniamo? Ritorniamo average. Ma a differenza di una return normale, che, come dire, distruggerebbe la funzione, la yield permette di alla funzione di bloccarsi qui. Il generatore ritorna questa average al chiamante, quindi al primo giro ritornerà 7, ad esempio, e poi si ferma lì, in attesa di nuovi dati oppure di qualcun altro da fuori che gli dica next, ok, vai avanti. Quando qualcuno da fuori o chiama next, come in questo caso, o chiama send, la funzione si risblocca da dove era arrivata. Nel caso di send in particolare, non solo si risblocca e quindi prosegue ad eseguire questo codice, ma riceve anche il valore che dall'esterno mi hanno passato. Quindi questo value viene messo in questa variabile term. Ok, mi sblocco, faccio quello che devo fare e quindi in sostanza incremento il totale e ricalcolo la nuova media e ritorno di nuovo, visto che siamo in un ciclo, la nuova media e mi riblocco qui. Quindi è questo bloccarsi e mantenere lo stato che differenzia una yield dalla return normale. Così che io posso usare quella funzione per ottenere un valore per volta. Ok, capito. Ok, grazie. Prego. Ok, se non ci sono altre domande, facciamo un'ultima parte su Python Functional. Quindi vi ricordo, Python non è un linguaggio puramente funzionale, stiamo vedendo ingredienti sparsi per rendere il nostro codice il più funzionale possibile. Okay? Vedremo che questi ingredienti si possono combinare, si possono usare uno al posto dell'altro, lì poi dipende dalla consegna dell'esercizio, no? Per essere pratici. Però sono appunto ingredienti che possiamo usare per superare, diciamo così, la programmazione imperativa. L'ultimo ingrediente sono le built-in functions, cioè delle funzioni che sono già definite in Python e che sono higher order functions. Questo concetto l'abbiamo visto la volta scorsa. Quindi funzioni che o accettano altre funzioni come parametro, oppure ritornano funzioni come parametri. L'altra volta abbiamo provato forse a costruirne di nostre, di queste funzioni. Python già ce ne offre una serie che hanno queste caratteristiche. Lavorano tutti su oggetti iterabili, tipo liste, sequenze, eccetera. E quindi queste sono le più utilizzate, direi. Minimax, che, come dicono il nome, ci ritornano il minimo, il massimo di una sequenza. Sorted, per ordinare sequenze. La zip, map e filter. Ma le vediamo in ordine. Max e min. Allora, facilissimi da usare. Ritornano il più grande o il più piccolo elemento in una sequenza, quindi iterabile. Non solo, possiamo o passare direttamente una sequenza, tipo una lista, e chiedere, ok, dammi il minimo di questa lista, oppure possiamo passare n elementi, ok, fuori da una lista. Ad esempio, esempio banalissimo qui nella slide, una lista di numeri, 1, 4, 3, 8, voglio trovare il massimo, max numbers, voglio trovare il minimo, min numbers. Va bene, fin qui niente di clamoroso. Cosa capita però se gli oggetti su cui vogliamo trovare il massimo, il minimo, non sono elementi comuni tipo numeri, ma sono oggetti con elementi diversi, ad esempio dizionari? Come facciamo a trovare il minimo in una lista di dizionari? Che cos'è il minimo per una lista di dizionari? E qui dipende dal criterio che vogliamo adottare, no? Quindi in questo caso, ad esempio, facciamolo. Ho una lista di frutti, di nuovo, sempre, come al solito.
dove ogni frutto è un dizionario in cui c'è il nome del frutto e la quantità a disposizione. Quindi, ad esempio, il primo frutto ha un nome, quindi la chiave del dizionario name, due punti, oranges. Questo è il nome, virgola, lo stesso dizionario ha un altro attributo, un'altra coppia, chiave, valore, quantità. Quindi la chiave è una stringa, e il valore è 5. Questo è il primo frutto, un dizionario. Chiaro fin qui? È una lista, quindi avremo n di questi dizionari. Virgola, avremo anche, che ne so, i limoni. Name, due punti, lemons, virgola, la quantità, due punti, 10. E mettiamoci anche le mele. Name, e quantità, due punti, 20. Quindi qui abbiamo una lista di tre dizionari, dove ogni dizionario è un oggetto un po' più complesso che ci dà delle informazioni su un frutto, il suo nome e la quantità che, di cui abbiamo disposizione. Che cos'è il minimo qui per me? Dipende. Potrei trovare il minimo rispetto al nome, quindi magari il primo in ordine alfabetico, ma potrei trovare anche il minimo in termini di quantità. Ok? Allora, c'è il modo di dire a queste funzioni min e max qual è il nostro criterio di minimo e massimo. E come si fa? Passando una funzione alla funzione min. Ecco perché è una higher order function. Io posso avere una funzione apposta per ritornarmi il criterio su cui voglio fare l'ordinamento. Supponiamo, vogliamo ordinare per quantità, io avrò una funzione che, dato un frutto, un dizionario di questo tipo, mi ritorna la sua quantità. E grazie a questa funzione, la funzione min può estrarre le quantità e trovare il minimo sulla base delle quantità. Quindi, ad esempio, def get quantity, che questa funzione riceve un frutto, uno solo, e ne ritorna la quantità. Quindi, ad esempio, return fruit, che cosa devo mettere qui? La chiave per cui voglio estrarre il valore. E grazie a questa funzione io posso usare la funzione, ad esempio, min, per recuperarmi il min tra i frutti, quindi fruits, la mia lista. E quale criterio uso? Key, che è il, questo è il nome dell'attributo, è standard, uguale get quantity. Vedete, senza parentesi, il nome della funzione. Che cosa serve questo? Serve a dire alla min, ok, prendi i tuoi frutti, scorrili, e per ogni frutto, in particolare, prendi la quantità, e lui non può sapere come farlo, glielo diciamo noi tramite questa funzione, e confronta queste varie quantità prendendo il minimo. Quindi vedete, stiamo passando una funzione a un'altra funzione. E quindi il dizionario, il frutto per cui la quantità è minore, è questo, le arance. E possiamo anche fare di conseguenza il massimo. Ok? Quindi è facilissimo usare min e max quando abbiamo liste o sequenze di dati standard, tipo numeri. Quando abbiamo oggetti un po' più complessi, dobbiamo anche dire a questa funzione su che cosa trovare il minimo o il massimo.
Va bene, questo è quello che abbiamo fatto. In modo molto simile la sorted. Quindi la sorted ritorna, attenzione, una nuova lista, quindi non va a ordinare la lista originale, ma ne ritorna una nuova, ordinata però. Anche qui, se è una lista di numeri, sappiamo su che cosa ordinare, sui numeri. Se è una lista come quella di frutti, prima possiamo decidere noi il criterio per cui fare l'ordinamento. E funziona esattamente come in Minimax. Definiamo una funzione che ci restituisce il valore di ogni oggetto su cui ordinare e usiamo quella funzione nella stessa sorted. Quindi, andiamo qui. Se vogliamo ordinare per quantità, abbiamo già la nostra funzione d'appoggio che ci ritorna la quantità di ogni frutto e quindi posso semplicemente cambiare la mia min con una sorted. Per favore, ordinami i frutti secondo la quantità. Un ordinamento crescente, 5, 10, 20. Se vogliamo l'ordinamento inverso, c'è un altro attributo che possiamo specificare dopo la key, virgola, reverse, uguale true. Dammi l'ordine inverso. 20, 10, 5. Di default è reverse, false. Quindi qui siamo come prima, 5, 10, 20. Attenzione però, questa è una nuova lista, non è fruits. Cioè se io poi stampo fruits, vabbè, ora casualmente erano messi proprio così, fatemeli invertire qui nella definizione. Ok, vedete, questa è la lista ordinata che ci ritorna questa sorted, ma fruits è rimasta la stessa, quella che abbiamo definito all'inizio. Quindi non va a ordinare la lista originale, ma ne ritorna una nuova. Qui avete quello che vi ho detto in Python Tutor, che vi fa vedere che la lista creata è una lista nuova, ma potete provarlo, ma l'abbiamo visto. Ok, quando gli oggetti stessi sono delle sequenze, ad esempio qui vedete abbiamo una lista di persone in cui ogni persona ha una tupla, ma potremmo anche avere liste di liste. Quando questo capita, la sorted usa l'ordine lessicografico, soprattutto se non gli specifichiamo niente, come in questo caso. Cioè, lui prova a ordinare con il primo elemento della sequenza, il numero che vedete prima dei nomi, infatti i primi due elementi sono 1-1. Quando trova due elementi uguali, tipo 1 e 1, usa il secondo elemento per ordinare a sua volta quei due elementi uguali. Quindi in questo caso 1 Alberto finisce prima di 1 Giovanni, perché Giovanni viene dopo Alberto, secondo l'ordine alfabetico. Quindi questo è l'ordine lessicografico. Domande? Vabbè, queste sono abbastanza facili da capire. La zip, la funzione zip, forse questa è un po' meno intuitiva. La zip prende una serie di, come parametro, una serie di sequenze e ritorna un iteratore di tuple dove l'iesima tupla
contiene tutti gli iesimi elementi delle sequenze originali. Ora è più facile vedere l'esempio che spiegarlo. Comunque l'iterazione si stoppa quando la sequenza più corta in input finisce. Ma vediamo l'esempio, che sono sicuro che adesso non avete capito niente. Allora, supponiamo di avere tre sequenze. Sequenza 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi una sequenza 2. Una sequenza 2 potrebbe essere una stringa, anche le stringhe sono sequenze, A, B, C, D, E. E una sequenza 3, magari una tupla di stringhe, così lo facciamo uguale all'esempio che avete, alfa, beta, gamma. Qual è l'idea della zip? È di, come dire, andare per colonna, cioè costruire un qualcosa che abbia come primo elemento 1 a alfa, come secondo elemento la seconda colonna, quindi 2 b beta e così via. Quando è che ci fermiamo? È quando esauriamo la più corta delle due. Cioè noi qui faremo 3 c gamma. Poi vediamo che abbiamo finito la sequenza 3, quindi non possiamo più andare avanti. Quindi se noi facciamo una print zip di sec 1, sec 2, sec 3, avremo, è una struttura dati interna, trasformiamola in una lista. Ok, vedete, abbiamo una lista di tuple in cui la prima tupla è come se fosse la prima colonna, 1 a alfa, la seconda tupla è 2 b beta, e poi c'è una terza tupla, la terza colonna, e poi basta perché sequenza 3 finisce, e quindi non possiamo più, per scelta hanno deciso di stoppare lì la costruzione. Può servire in certi casi, in certi esercizi. Questo è l'esempio che abbiamo visto. Ce ne rimangono due, poi oggi riusciamo a fare forse un po' più di esercizi. La funzione map. Ok, map prende due argomenti, una funzione, ecco perché è un higher order function, e una sequenza iterabile. E che cosa fa? Semplicemente applica la funzione ad ogni elemento della sequenza ricevuta in input e ritorna un nuovo oggetto iterabile, anche qui un nuovo oggetto, non modifica la sequenza originale, con gli elementi modificati secondo la funzione. Facciamo l'esempio, che è sempre più chiaro. Supponiamo di avere una lista di numeri, forse l'abbiamo già addirittura fatto con degli altri ingredienti, ma poi vediamo, una lista di numeri, e vogliamo questa lista di numeri incrementata di 1, cioè tutti i numeri incrementati di 1. Cosa posso fare? Beh, avrò la mia lista numbers 1, 2, 3. E poi voglio un qualcosa che si applichi ad ogni elemento di questa lista, modificandone un po' il valore, in questo caso aggiungendo 1. E questo si può fare con la map. Per fare la map però abbiamo bisogno della funzione, no? La funzione con cui vogliamo modificare ogni elemento della lista. Quindi questa funzione in questo caso è add1, che riceverà un numero n, e ne ritornerà n più 1.
Quindi definiamo prima la funzione che vogliamo applicare a ogni singolo elemento e poi usiamo la funzione map per applicare questa funzione ad ogni valore della lista che vogliamo modificare. E quindi vi ricordo che la map ci ritorna una nuova lista, quindi numbers plus 1 uguale, la mia nuova lista è map. Diamo prima la funzione number plus 1, a cosa applichiamo questa funzione? A numbers. Quindi prende questa e la applica a 1, a 2, a 3. Facciamo la print. Come vedrete, anche la map... No, sbagliato. Ah, è add 1, scusate. La funzione è add 1. Quindi applichiamo la funzione add 1 ai nostri numbers. Come vedete, anche la map ritorna un iterabile, se vogliamo riconvertirlo in lista, come sempre, list, ad esempio, del mio oggetto iterabile. 2, 3, 4. Ovviamente questo è un esempio stupidino, però si possono fare programmi più complicati utilizzando questa funzione. Questo è quello che capita in Python Tutor, vedete la lista nuova, numbers plus one. Ma come vi ho detto, a me questo esercizio risulta familiare, secondo me l'avevamo già addirittura fatto. In ogni caso, se siete stati attenti alle scorse lezioni, c'è anche un modo di farlo direttamente con list comprehension, senza usare la map. Ok? Qual è? È facilissimo, provate. Questo è già un esercizio di per sé. Questo per farvi capire che, di nuovo, sono ingredienti intercambiabili, ok? Quello che potete fare con la map spesso si può fare con, ad esempio, list comprehension. Vi lascio un po' di tempo per provare. Sì, questo è vero, la list comprehension, a differenza della map, ci ritorna già direttamente la lista senza necessità di doverla convertire, sì. Potremmo anche fare un generator comprehension, sì. La differenza sta sempre sulla quantità di dati che dobbiamo, su cui dobbiamo operare. Ora, nei nostri esercizi vanno bene entrambe le soluzioni. Per programmi più grandi dipende.
Ok, quanti ce l'hanno fatta? Pochi, troppo pochi. Ok. Ok, vabbè, il consiglio che vi posso dare è sempre quello di fare tanti esercizi perché bisogna magari sveltire un po', soprattutto per questi esercizietti facili, quanto ci mettete. Quindi il consiglio è sempre di fare tutti gli esercizi anche a casa, riprovarli. Poi online ne trovate tantissimi di esercizi facili sull'ease comprehension, eccetera, cercando online. Ma potete anche inventarveli voi, cioè vi studiate un problemino semplice che magari avete in mente come risolvere in modo imperativo e poi provate a farne la versione funzionale. Qua era un problemino prendere una lista, aggiungere uno alla lista, ma potete inventarvi, che ne so, prendere una stringa e aggiungere una A. Prendere una lista di stringhe e aggiungere una A a tutti gli elementi. Boh, non lo so, potete anche inventarveli voi. Comunque, questo era proprio facile facile. Boh, possiamo dire che avremo sicuramente un for in cui scorriamo i nostri numeri della lista originale. Questo ci andrà perché dobbiamo modificarli tutti uno per uno, quindi for n in numbers. E semplicemente per ogni n prendiamo l'n più 1. Ok? Infatti. Quindi questo era proprio basic. Quindi se non vi è venuta in mente subito è perché dovete ancora fare uno scatto per pensare in modo funzionale e si fa facendo tanti esercizi, direi. Ok. Questo è un altro esempio che possiamo anche guardare sulla slide a questo punto. Una funzione map, sì, non l'ho detto prima, lo diciamo adesso. La funzione map può anche ricevere in ingresso come parametri più di una sequenza, ok, non solo una. Però queste sequenze, come vediamo dall'esempio, ok, vedete che questa map qua riceve due sequenze, numeri 1, numeri 2, e quindi questa funzione che vogliamo applicare, la applicheremo ad ogni giro di nuovo, anche qui in colonna, nel senso che al primo giro considereremo l'1 e il 6. Al secondo giro il 2 e il 7 e così via, no? E quindi di conseguenza la funzione che andiamo a passare alla map, la add in questo caso, deve avere due argomenti perché stiamo considerando due sequenze. Se ne avessimo tre, dovremmo avere una funzione con tre argomenti. Quindi in sostanza questa map qua prende numbers 1 e numbers 2 e fa la somma in colonna, diciamo così. Quindi farà 1 più 6, perché al primo giro A e B varranno 1, 6, 2 più 7, 3 più 8 e 4, no, 4 non lo fa più, perché anche qui ci fermiamo quando la sequenza più corta finisce, un po' come nella zip.
Quindi ad ogni coppia andiamo ad applicare la funzione che abbiamo definito prima. Ok, e qui vi voglio, qui la list comprehension è un po' più complicata. Anche di questa c'è la versione con la list comprehension. Qual è? Qui occhio perché non basta solo la list comprehension, ma dobbiamo usare anche un'altra funzione che abbiamo visto prima. Questo è l'unico aiuto che vi do.
Ok, come andiamo? Bene, male, malissimo. Datemi un segno. No, qui l'idea era risolvere tutto in un'unica list comprehension. Pensate a quanto abbiamo fatto prima. Qui l'idea, come detto, è andare in colonna, ok? Quindi prendere i due elementi di ogni colonna. E abbiamo visto una funzione apposta per fare questo. Poi la map la fa in automatico. Noi qui lo vogliamo fare manualmente dentro una list comprehension. Ok, proviamo a farlo insieme, altrimenti non arriviamo alla fine. Quindi, in sostanza, noi dovremmo avere in qualche modo la possibilità di sommare due valori, dove questi due valori saranno ogni volta i due valori in colonna. Quindi, una x più y da qualche parte ce la dobbiamo avere. Dobbiamo trovare il modo di riempire quella x e quella y ogni volta con i due valori della determinata colonna. Come facciamo? Abbiamo visto prima la funzione zip che fa proprio questo mestiere. Quindi noi potremmo dire for, estraiamo la colonna, quindi una colonna per ogni giro di questo ciclo for, x, virgola, y, in zip numbers 1, virgola, numbers 2. Quindi questa zip mi dà ogni volta una colonna, mi darà 2, 5, non riesco a evidenziarla in colonna, ma 3, 6, 1, 3 e poi si fermerà perché quella più corta è finita ed è quello che vogliamo. Mi dà queste colonne, io ogni volta gli vado a mettere un valore in x e l'altro in y e poi sommo. Esattamente quello che fa internamente la map, solo che l'abbiamo fatto noi in modo diverso con la list comprehension. Ok. Questo è quello che abbiamo fatto. Vediamo ancora prima un attimo la filter, poi facciamo un esercizio e poi la pausa. La filter è l'ultima funzione built-in che vediamo. Prende come due argomenti una funzione, così come la map, e
è una sequenza, così come la map. Ma qual è la differenza? Questa volta, invece di applicare la funzione a tutti gli elementi della sequenza in input, costruisce una nuova sequenza prendendo solo quegli elementi per cui, nella sequenza originale, per cui la funzione in input ritorna vero, quindi che soddisfano una certa condizione. Come già potrete capire, anche questo si può fare in altri modi, di nuovo con la list comprehension, okay? Questo è un altro modo di agire. Se la funzione che passiamo alla filter è none, quindi non passiamo niente, il risultato è la funzione identità. Quindi viene costruita una sequenza con tutti gli oggetti della lista della sequenza originale che sono valutati come truthi, mentre se vengono valutati come falsi vengono scartati. Questo nel caso in cui non passiate nessuna funzione alla filter. Proviamo a fare questo esempio qui. Ok, lo facciamo. Ok. Vorremmo avere un programma che, data una, in questo caso, lista di numeri, ci filtri via quelli negativi. Ok, quindi mantenga solo gli elementi maggiori di zero. Di nuovo, si può fare benissimo con la list comprehension, è solo un altro modo di farlo. Noi abbiamo quindi allora questa filter a cui possiamo passare la nostra sequenza di numeri, e questa funzione filter per ognuno di questi numeri andrà ad applicare una funzione che decidiamo noi, che definiamo noi, che ci ritornerà vero, ok, prendi quell'elemento, falso, no, scartalo. Quindi qual è questa funzione? Beh, chiamiamola test positive per allinearci all'esempio. Come nella map, queste funzioni sono definite per ogni singolo elemento. Quindi supponiamo che questa funzione, no, supponiamo, questa funzione riceverà un numero per volta, n. E semplicemente, if n maggiore di 0, return true, else return false. Ok? Vogliamo scriverlo in modo più compatto? Return n maggiore di 0. Quindi questa return qui scritta in questo modo, con una condizione all'interno della return, forse non l'abbiamo mai visto, ma lo diciamo adesso. Se la condizione verificata ritorna true, quindi se n è maggiore di 0 ritornerà vero, altrimenti ritorna falso. Ma possiamo lasciarle tutte e due così. E ora commento questa e lascio quella compatta. Sono comunque equivalenti, quindi se usate anche la seconda va benissimo. Ok? Stessa cosa significano. Perfetto. Data questa funzione, possiamo anche qui recuperarci una lista nuova, quindi non modifichiamo numbers 1 in nessun modo, ma numbers positive uguale filter, la mia funzione test positive, virgola, la sequenza su cui voglio applicare la mia funzione, quindi numbers 1. Anche qui, solito discorso di prima, ci ritorna un iteratore, noi lo convertiamo in una lista con list. E magari poi la stampiamo. Vediamo un po'. Sì.
perché i numeri negativi sono spariti. Quindi è simile alla map, ma per uno scopo diverso, per filtrare in questo caso. Quindi da una lista più grande arriviamo a una lista più piccola, con solo gli elementi che rispettano la condizione in questa funzione. Anche qui c'è la versione equivalente con ovviamente la list comprehension. Provateci un attimo, questa di nuovo dovrebbe essere facile. Quindi vi lascio un po' meno tempo. Anche questa forse l'avevamo addirittura già fatta, non mi ricordo, però. Allora, come lo facciamo? Dovremmo ovviamente scorrere tutti i numeri, ok? Quindi il nostro for in questo caso ci sarà, for n in, come l'ho chiamato? Numbers 1. Prendiamo gli n solo se, quindi con la condizione alla fine, rispettano il nostro vincolo, if n maggiore di 0. Quindi prendiamo n per ogni n in numbers se questo n è maggiore di 0.
e il risultato ovviamente è lo stesso. Ce l'avete anche nelle slide. Va bene, prima dell'esercizio, veramente l'ultimissimo concetto, chiamiamolo teorico, di questo blocco Python Functional, l'ultimissimo ingrediente, che sono le lambda expression. Quando scriviamo del codice nel modo più funzionale possibile, spesso abbiamo bisogno di piccole funzioni che fanno un qualcosa, piccole funzioni che adoperiamo ad esempio all'interno di altre funzioni. Prendiamo per esempio questa qua, test positive è un esempio, una funzione piccolissima che ha un compito molto specifico, prende un elemento e ritorna vero o falso se l'elemento rispetta il vincolo o no. Quindi questo capita molto spesso. E un modo alternativo di scrivere queste semplici funzioni, quindi è puramente una questione sintattica, è l'utilizzo delle lambda expression. Sono un modo di scrivere delle funzioni anonime che non hanno un nome, quindi non siamo forzati a scrivere def, nome della funzione, eccetera, eccetera, parametri, e quindi che ritornano il valore di una espressione. Prendono dei parametri in ingresso, hanno un'espressione che combina questi parametri in ingresso e ritornano il risultato. Ovviamente, essendo la sintassi molto compatta, ci sono cose che non possiamo farle con le lambda expression, quindi si prestano bene solo in determinati casi. Ad esempio, questo è l'esempio che abbiamo visto prima, sulla map, no? Vi ricordate? Aggiungere uno a tutti gli elementi di una lista di numeri. E avevamo scritto appunto questa funzione def plus one. E va bene, lo possiamo fare anche senza definirla questa funzione, direttamente nella map. Vedete, io non ho più il plus one, ma al posto del nome della funzione, che è definita da un'altra parte, direttamente gli butto dentro la funzione scritta come una lambda expression. Vedete, questa c'è la parolina chiave lambda, questa c'è sempre. Poi c'è il parametro in ingresso, n in questo caso, che è esattamente il parametro che riceveva la plus 1. Due punti, che cosa vogliamo fare con quel parametro, n più 1. Quindi in automatico un numero per volta di numbers andrà a finire in n, esattamente come prima, e il risultato sarà n più 1. Quindi questo lambda n due punti n più 1 è un modo compatto di avere la funzione plus 1. E si traduce con l'argomento qui, che finisce qui dopo la lambda, il due punti, e poi l'operazione che facciamo all'interno della funzione, che era prima a riga 2, adesso finisce direttamente qui. Ok? Ma la vedremo negli esercizi, quindi capirete come usarla meglio. Allora, direi, prima della pausa facciamo un primo esercizio. Torno indietro perché l'abbiamo saltato. Ovviamente non guardate la soluzione, ma l'esercizio è questo. Allora, data una lista di parole, scrivere un programma che crea e stampa a schermo, quindi non solo stampa, ma crea e poi stampa, una lista di interi che rappresentano la lunghezza della parola corrispondente. Ok? Quindi se la mia lista iniziale contiene la parola Alberto seguito dalla parola Marco seguito da, la lista in output dovrà avere come primo elemento la lunghezza della parola Alberto, come secondo elemento la lunghezza della parola Marco, eccetera, eccetera, eccetera. Provate a risolvere l'esercizio, come abbiamo fatto spesso, in modi diversi.
quindi in tre modi equivalenti in sostanza, utilizzando un for loop, quindi nel modo imperativo, usando la funzione map e poi usando list comprehension. Ok, quindi vi aiuterà sicuramente a fare ulteriori esercizi e a sveltire un po' il fare questi esercizi. Ok, quindi facciamo questo esercizio, vi lascio più o meno, non so, un quarto d'ora, 20 minuti, giro, quindi se avete domande per favore fatele, che sono sempre utili, soprattutto per voi, e poi magari lo risolviamo dopo la pausa. Questo lo cancelliamo. Allora, abbiamo una lista di parole iniziali, chiamiamola MyList. Sarà una lista, la decidiamo noi e ci scriviamo quello che vogliamo. Allora, versione imperativa, facilissima, va bene, la facciamo così per sport, ma va bene. Partiamo dalla lista vuota, come sempre, quindi chiamiamola MyListLen. Poi, ovviamente, ci aspettiamo che nella prima casella ci sarà 5 e così via. Facciamo il nostro for, scorriamo la nostra lista, parola per parola. For p in my list len punto append, come facciamo a recuperare la lunghezza? C'è la funzione len, ma mi sembra che tutti l'abbiate usata, len di p. Print my list len. E va bene, 5, 5, 8, ci siamo. Se vogliamo proprio fare le cose per bene, potremmo definire ad esempio tre funzioni diverse, una per ogni metodologia utilizzata. Quindi questa potrebbe essere ad esempio def len for. Se vogliamo essere il più funzionali possibili, abbiamo visto, è bene non basarsi su variabili globali, ma passare come parametri i nostri oggetti, quindi al posto di usare direttamente MyList, gliela passiamo come parametro. Ora l'ho chiamata uguale, ma fa lo stesso. Quindi spostiamo tutto in là, diventa una funzione che ritornerà al chiamante return myListLen. Solamente per incapsulare un po' i vari diversi approcci in funzioni separate, eh? Non cambia niente. E quindi qui non stamperò myListLen, anche perché qui non so cosa sia myListLen, ma richiamerò la mia funzione lenfor a cui passerò la lista su cui fare le mie operazioni. D'accordo? Questa funzione lenfor mi ritornerà la list len e di conseguenza la stamperò. Ho solo incapsulato il tutto in una funzione, niente di particolare. Facciamo allora la funzione len comprehension. Anche questa riceverà la lista su cui operare e, a differenza di prima, però ritornerà il risultato direttamente, in questo caso utilizzando la comprehension. Allora, dobbiamo tradurre questo in una list comprehension. Tanti di voi ho visto che ce l'hanno fatta. Di nuovo, il for c'è sempre, non ce lo togliamo di torno, quindi iniziamo a scriverlo. For p in my list. C'è qualcosa da filtrare qui? Direi di no. Noi vogliamo tutte le lunghezze, vogliamo prendere tutte le parole.
quindi non abbiamo nessuna if a destra, ma per ogni p non prendiamo solo p, ma la sua lunghezza. Quindi per tutte le parole in my list prendiamo la lunghezza di ogni parola, senza filtrare niente. E quindi possiamo fare un'altra print qua sotto, print len comprehension my list, che presumibilmente dà lo stesso risultato. Ultimo approccio, def len map my list. Utilizziamo la funzione built-in map per ottenere lo stesso risultato. Allora, ripetiamo che cosa fa la map. La map prende due argomenti. Come secondo argomento la lista, la sequenza su cui operare. In questo caso prenderà my list. Come primo argomento una funzione che viene applicata ad ogni singolo elemento della sequenza. Ho visto tanti di voi che come funzione hanno passato questa qui. Tanti, ne ho visti due o tre. Quindi una funzione che già ritorni l'intera lista e prenda in considerazione tutto. No, con la map dobbiamo ragionare in modo più semplice. Dobbiamo ragionare elemento per elemento. Ci serve solamente una funzione più piccola che ci dica cosa fare con un elemento per volta. Non pensiamo al problema generale, ma a quello specifico per un elemento singolo. Ok? Quindi noi potremmo avere da qualche parte la nostra funzione def, chiamiamola f, che riceve un elemento per volta, p, e che cosa fa di questo elemento? Mi ritorna la lunghezza di p. Quindi qui diciamo cosa fare per ogni elemento e con la map applichiamo questa funzione ad ogni elemento, a tutti gli elementi. Quindi return map, la funzione f applicata a myList. Ok, però questa funzione è semplice, vede solo un elemento per volta, non la lista globale. Ecco, ci pensa la map ad applicare questa a tutti gli elementi. Ora qui addirittura la funzione era talmente semplice che esisteva già ed è len, quindi addirittura questa definizione è superflua. Noi potremmo, nessuno ci vieta di farlo, non definire una nostra funzione, ma direttamente dire qui len. Ok? Perché tanto la funzione è quella. La funzione len fa proprio quello che abbiamo scritto lì. Prende un elemento e ne calcola la lunghezza. Quando queste funzioni ci sono già, possiamo direttamente utilizzarle. Ma se vi suona meglio logicamente questo approccio qui, va bene anche scriverlo così, è un po' ridondante, ma va benissimo. Ok? Poi questa di nuovo non è direttamente una lista, ma la possiamo tradurre con la funzione list. Vediamo un po'. Ok. Quindi qui girando mi sembra che la cosa meno chiara era appunto questa funzione f che appunto deve focalizzarsi sul problema singolo, quindi su un elemento per volta. Stessa cosa accade nella filter, ok? Nella filter al posto di farci qualcosa su quell'elemento, quindi al posto di recuperarne la lunghezza, aggiungerci uno, eccetera, lì invece un elemento per volta diciamo vero o falso, vero se è da prendere, falso se non è da prendere. Però anche lì, anche nella filter, serve questa funzione molto basic che considera un elemento per volta e quindi lì non dovete pensare al problema finito, ma a cosa accade passo dopo passo.
Ok, se non ci sono domande farei 15 minuti di pausa, quindi riprendiamo alle 16:15 con un altro esercizio fatto insieme e poi con il laboratorio dove potete lavorare in autonomia. Ok? Va bene, secondo, va bene, in realtà non è il secondo, ne abbiamo fatti di più, ma altro esercizio di oggi, per cui vi lascio un po' di tempo, poi lo facciamo insieme, è questo qui che è al fondo delle slide, vi fa usare anche le lambda expression. Quindi, cosa dice l'esercizio? Utilizzando la funzione filter, che abbiamo visto essere simile alla map ma con altre caratteristiche, e le lambda expression, ok? Definire una funzione, filter long words, ma potete chiamarla come volete, che prende due argomenti, una lista di parole, di nuovo, e un intero n, e ritorna una lista di parole che sono più lunghe di n. Lo potete fare, anzi, lo dovreste fare, coniugando la funzione filter, built-in, e le lambda expressions. Quindi, all'interno della funzione filter, utilizzare una lambda expression invece di avere una funzione vostra definita da qualche altra parte. D'accordo? Direi 10 minuti, un quarto d'ora di tempo e poi lo vediamo insieme. Allora, come va? Avete incontrato difficoltà particolari? Silenzio, non so se è un bene o un male. Dunque, allora il programma ci chiedeva di definire una funzione, il testo ci chiedeva di definire una funzione, quindi noi lo facciamo. Def filter long words, che riceveva come parametri due cose, una lista di parole words e un intero n per discriminare le parole più corte di n da quelle più lunghe, e quindi
il corpo principale del programma sta dentro questa funzione, la filter in sostanza. Quindi qui abbiamo una lista da filtrare, filter. Allora, il secondo parametro sarà la mia lista che vorrò filtrare, words, e fin lì va bene. Qui davanti ci sta la funzione che voglio applicare ad ogni elemento per capire se quell'elemento va preso oppure no. Allora, abbiamo visto prima come fare definendola noi manualmente. Ad esempio qui potremmo avere una funzione f definita prima, def f bla 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 con il parametro eccetera, ma non è questo quello che vogliamo fare adesso, perché vogliamo, al posto di utilizzare la scrittura manuale, diciamo così, della funzione, vogliamo usare qui direttamente una lambda expression. Tanto questa è una funzione facile che possiamo definire al volo senza necessità di dargli un nome eccetera. Ok, allora come facciamo a definire una lambda expression? Beh, innanzitutto con la parolina chiave lambda. Questa ci va all'inizio e dobbiamo metterla. Poi abbiamo un due punti con a sinistra il dato su cui vogliamo operare, in questo caso. Di nuovo, qui nella lambda expression ci va a finire un dato per volta, ok? Quindi ragioniamo sul problemino relativo al dato singolo. Quindi qui riceveremo una parola in automatico, diciamo così. Due punti su cui vogliamo fare qualcosa. Allora, abbiamo visto prima, nella filter abbiamo bisogno di una funzione che ci dica vero o falso. Vero se dobbiamo prendere l'elemento, falso se lo dobbiamo scartare. Quindi se avessimo definito una nostra funzione, qui avremmo probabilmente il controllo if len parola maggiore di n return true, else return false. Non so se qualcuno di voi ha provato a farlo, ma se scriviamo una return qua nella lambda non funziona, ok? Perché nelle lambda function, probabilmente c'è scritto nelle slide, ma ci possono solo essere espressioni e non statement. Cosa vuol dire? Che la lambda valuta questa espressione che scriveremo qui a destra dei due punti e ne ritorna il risultato, però non dobbiamo mettere la return, ok? E quindi qual è un'espressione che ci permette di ritornare vero o falso a seconda della lunghezza della parola? Beh, potrebbe essere len di parola maggiore di n. Che cosa fa la lambda function? Prende questa espressione, la valuta e poi ritorna il valore. Quindi se la lunghezza sarà maggiore di n, ritornerà true, altrimenti ritornerà false. Come vedete però non ci mettiamo nessuna return davanti. Questo è un altro motivo per cui, diciamo così, la potenza di queste lambda expression è abbastanza limitata, non è che possiamo farci chissà che cosa, però in casi particolari dove abbiamo un'espressione da calcolare al volo e ritornare al risultato, sono molto utili. Ok, quindi filter in automatico prende una parola per volta di questa lista, la mette in parola e poi noi ritorniamo vero o falso se vogliamo prenderlo oppure no. Va bene, essendo una funzione, qui dobbiamo anche ritornare al chiamante il risultato, no? Se no nessuno lo sa. Quindi return il risultato della filter, che come abbiamo visto è una lista nuova. Qui abbiamo solo definito la nostra funzione, ora possiamo utilizzarla. Ad esempio, non lo so, definiamoci una lista di parole, di nuovo come quella di prima. Tipo topolino Pluto. E poi
Ad esempio, possiamo stampare print list, perché di nuovo stiamo ritornando non una lista, ma quello che ci dà la filter, quindi lo traduciamo in una lista, e poi la mia funzione filter long words, a cui passiamo myList e la lunghezza per cui vogliamo filtrare, che ne so, 6. Vediamo se funziona, direi di sì. Quindi l'unica stringa, l'unica parola di lunghezza maggiore di 6 è questa. D'accordo? Quindi ricordatevi che nelle lambda expression non ci va la return. Va bene, questo chiude il blocco Python functional, almeno le slide. Quindi dalla prossima volta vedremo, non riusciremo ad andare veramente nel dettaglio, ma vedremo qualcosa di ricorsione. Ci rimane da fare, e secondo me è molto utile per voi, l'ultimo laboratorio di Python Functional, quindi dove lavorate più in autonomia. Vediamo se lo trovo magari online per introdurvelo. Ok, eccolo qua, il secondo. Sono solo 3 esercizi, però vi permettono di esercitarvi sui concetti che abbiamo visto oggi. In particolare il primo è sulla map e di nuovo sulle lambda expression, il secondo è sulla funzione sorted, di nuovo da utilizzarsi con le lambda expression, e il terzo, un po' più lungo, è una versione simile al to-do manager, al task manager che abbiamo fatto le prime lezioni, ma la richiesta è quello di trasformarlo in una versione un po' più funzionale. Okay? Lo avevamo visto all'inizio con codice imperativo, direi. E qui la consegna è, ok, scrivete le varie funzioni utilizzando gli ingredienti che abbiamo visto funzionali, senza dirvi esattamente quali, ma avete capito cosa potete usare, quindi potete anche sbizzarrirvi un po'. E la versione senza file, mi sembra, quindi sì, è quella con i dizionari, in cui i task li potete definire, diciamo così, copiare e incollarli da qui nel vostro programma. Poi se volete usare i file, ben vengano. D'accordo? Va bene, come sempre sono qui a disposizione, se avete domande anche su esercizi passati, sono qui apposta. Buon lavoro!